Ben trovati al consueto appuntamento con le tendenze a medio-lungo termine. Cominciamo a dare un'occhiata a quella che sarà la possibile evoluzione per la prossima settimana, in particolare per le giornate di lunedì e martedì. L'attendibilità, come diciamo sempre in questi casi, essendo una tendenza, rimane sempre piuttosto bassa, ma ad oggi ci arrivano le prime indicazioni dei principali modelli fisico-matematici che ci mostrano una vasta area anticiclonica che probabilmente andrà a posizionarsi sull'Europa centro-occidentale, mentre sul Mediterraneo ad ovest tenderà a formarsi questa circolazione depressionaria. Quali saranno quindi le conseguenze sull'Italia? Beh, stando ai dati odierni, potrebbe esserci un richiamo di correnti più fredde dai Balcani verso le nostre regioni settentrionali, responsabile al settentrione di una maggiore variabilità ed anche di un modesto abbassamento delle temperature, soprattutto se consideriamo la fase mite di questi giorni, mentre al sud correnti ancora più miti in arrivo dal Nord Africa andranno a dar luogo a un aumento termico con massime che si porteranno anche al di sopra dei 20 gradi, soprattutto sul basso Adriatico e i settori ionici. Una maggiore instabilità interesserà in questo caso anche il nord-ovest, le isole maggiori e i versanti tirrenici, ma sono comunque indicazioni che necessitano di ulteriori aggiornamenti. L'alta pressione dovrebbe proteggere maggiormente l'estremo sud con una fase più stabile e soleggiata. Per ulteriori dettagli seguiteci costantemente su 3bmeteo.com.